Ciao ragazzi, questo è un video un po' diverso dal solito perché vi andrò a dire 5 delle cose divertenti che mi sono capitate, o meglio, che potevano essere evitate perché, come dice il mio fidanzato, tu sei un cartone animato, perché certe cose, appunto, me le sono andata a cercare io. Alcune veramente divertenti, altre ho rischiato letteralmente di lasciarci le penne, però adesso andiamo a vedere insieme, vi racconto. Allora, la prima cosa divertente che mi è capitata, praticamente ero piccola, era la prima volta che facevo un dolce, i miei genitori erano usciti. Dice: "Ma tu ce la fai a farlo da soli il dolcetto?" Sì, non vi preoccupate, io testarda pure da piccola. Praticamente, voi avete presente quello che io, lo sbattitore elettrico? Stavo usando quello, chiaramente, e a un certo punto ho preso anche i capelli. Prendendo i capelli, praticamente me lo sono ritrovato qua. Per fortuna che c'era mio nonno che ha staccato tutto, che se ne è accorto. Poi è successo che dopo un po' io ho continuato a fare il dolce come se non fosse successo niente. Dopo un po' finito il dolce tutto quanto, mi guardo allo specchio e noto che la mia testa si era pelata di un centimetro. Allora la disperata per paura di rimanere così, oddio, oddio. C'ho la testa pelata di un centimetro. Siamo andati da un parrucchiere proprio qua vicino. Io mi ero messo una fascia per non farmi vedere dalle persone. Siamo entrati, la mia mamma davanti a me, io dietro. E il parrucchiere fa: "Buongiorno", no, buonasera, perché era sera, mi sa. La mia mamma fa: "Mia figlia, c'è un problema." Alla fine mi sono tolta la faccia, ho fatto vedere quello. Quello mi rassicura, dice: "Tranquilla, che i capelli ricresceranno." Perché per fortuna non c'è la cicatrice, quindi ricresceranno. Allora per 2 mesi a scuola andavo con questa fascia che era brutta ai capelli, proprio per non far vedere questa cosa. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Poi la seconda cosa che mi è capitata, ero un po' più grande, c'era già neve, e neve la buonanima. Praticamente stavamo a Torre Bruna, il mio paese d'origine, no? Allora, stando a Torre Bruna, praticamente io avevo fame. Dico: "Vabbè, mo vado a mangiare su in camera, perché poi c'è la festa del tartufo, una cosa e un'altra, mangio prima, mangio in camera, così vedo pure i vestiti che devo indossare tutto quanto." Allora c'era pollo e le salsicce, eppure una scamorza. Prendo, metto sul tavolino, ho detto: "Mo vado in bagno, mi vado a lavare le mani." Torno e noto che è sparito. Era sparita una coscetta di pollo. Mi affaccio dalle scale e dico: "Qua è sparita una coscetta di pollo." Dopo un po', torno in camera, appunto, mi riaffaccio, è sparita pure la salsiccia. Cioè, alla fine il cane cosa faceva? Mentre io non guardavo, si fregava le cose. Però il bello è che il cane non immaginavo che potesse arrivare fino al tavolo. Allora la mia mamma, con la santa pazienza, mi ripreparo il piatto, tutto quanto, mi vado a rilavare le mani. Avevo chiuso la porta della mia stanza, però non mi ero accorta che il cane avevo praticamente chiuso la porta col cane dentro, quindi è successo un'altra volta il casino. Alla fine la mia mamma ha cacciato il cane fuori e praticamente da una fessura così mi passava le cose e finalmente ho potuto mangiare tanta pace. Oddio.
Un caso disperato. La terza cosa che mi è capitata è stato quando mi sono fidanzata. Lì pure è stato un fatto comico, perché era una delle prime volte che mio fidanzato mettesse piede a Chieti, quindi dico: amore, non ti preoccupare, ci sono io, tu fidati di me, perché io conosco Chieti bene, ti porto in giro nella mia città, ti faccio vedere Chieti, perché tu Chieti non conosci niente, non ti preoccupare, fidati di me, fidati della tua bimba. Alla fine ci siamo persi proprio a causa mia. Oddio, cioè ci siamo persi, tipo io non ritrovavo più niente. Alla fine è stato il mio fidanzato che ha ritrovato lui la strada di casa, lui che non conosceva Chieti. La quarta cosa in realtà è questa. Dopo un po' di tempo che ci siamo, diciamo, fidanzati, io e lui, praticamente è successo che, oddio, che ho cominciato anch'io ad andare da lui. Fatto sta che coincidenza vuole che ogni santa volta che ci devo andare, non lo so, ma io più di una volta ho rischiato praticamente di farmi riconoscere anche lì, perché più di una volta me ne stavo andando di faccia. Cioè, proprio lì, capito? Cioè, tutte le tante volte, a chi di non mi capita, vado lì dal mio fidanzato, non lo so, devo sempre, cioè, lasciare l'impronta, giustamente, devo sempre farti riconoscere dopo tutto. Vabbè, lasciamo perdere. La quinta cosa, qui veramente ho rischiato di rimanerci stecchita, però poi alla fine uscita ridate, praticamente stavo usando l'asciugacapelli. È successo proprio l'altro giorno. Mi ero lavata i capelli e ho detto me li asciugo. A un certo punto si è sentito come un botto e le scintille. Che cavolo è successo? L'asciugacapelli non funzionava più. Alla fine sono andata a chiamare la mia mamma, che lei giustamente si è resa conto che se, è proprio esploso, cioè è esploso, è esploso. E praticamente qual era il mio primo pensiero? Cioè non era, oddio, ho rischiato di rimanerci stecchita. E mo i capelli come me li asciugo? Questo era il mio primo pensiero, capito? Cioè, vabbè, ho fatto questo video più che altro per farvi ridere. Il mio fidanzato si diverte insieme a me perché dice che io sono un cartone animato per le cose che combino. Spero che il video vi sia piaciuto. E quindi, se vi è piaciuto, mi raccomando, fate le solite cose, cioè mettete un pollice in su, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto e ci rivediamo al prossimo video.